Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi faremo una super 24 ore particolare. Tutti i prodotti sono stati acquistati da Lidl, ma quando vedrete questo video sicuramente non li troverete perché è una linea che è uscita 2 settimane fa. Quindi raga, sorry, però segnatevi tutti i prodotti oppure quando, perché sicuramente ritornerà Lidl, comunque poi fa ritornare sempre le linee. Quindi voi quando segnatevi tutto, così quando arriva poi andate a prendere i prodottini che più vi ispirano. Allora, oggi faremo uno street food all'italiana, Strada del Gusto, il marchio Strada del Gusto, e iniziamo quindi dalla Sicilia, proprio così a caso, mini cannoli. All'interno ce ne sono 3, voi ne avete visto solo uno, ovviamente si può scongelare sia in frigo per 3 ore oppure a temperatura ambiente per mezz'ora. Non mi aspetto tantissimo, anche perché, a parte che vi svelo una cosa, non sono una fan del cannolo. Adesso, oh mio Dio, Giulia, no, perché non amo particolarmente la cannella. Ovviamente non mi aspetto una cialda, non so se ha un nome particolare, scusatemi, croccante, perché ovviamente già la vedo che è un po' molliccia, perché ovviamente è sempre un prodotto surgelato. Però andiamo a provare il nostro mini cannolo. No, però è buono. Sento, gocce di cioccolato sono fondenti, però io sento un retrogusto. Crema di ricotta 61%. Grassi vegetali, cocco, bravo, tipo se sentissi un retrogusto di cocco, Dio. Infatti non mi veniva. Però raga, è buonissimo. Al di là di tutto che alla fine è sempre tutto surgelato. Oh yeah, fino a uno. È buonissimo. Ma raga, me ne mangiassi 2. All'interno se escono 3, ma mi mangiassi tutte e 3, ve lo giuro, però non voglio esagerare, anche perché ho preso una valanga di prodotti, raga, non avete neanche idea. Wow, fantastici. Ok, noi ci vediamo direttamente dopo o con il super pranzo o con il prepranzo. Eccoci qua con il pranzo. Niente, come pranzo non sarà solo questo, ma ci sono tantissime altre cose, ma andiamo per step, anche perché il forno non è tanto grande e quindi andiamo per step, così ci gustiamo tutto caldo. Allora, iniziamo da questi 2, ovviamente sempre street food Strada del Gusto, scamorzine panate e gratinati ai 4 formaggi con patate. Pronti? Assaggiamo. Ovviamente ci sono anche le bevande, ma Dio, che buoni! Io lo sapete che non sono un amante del formaggio, ma principalmente non sono un amante del formaggio quando tipo il formaggio così a scaglie non mi piace, però cotto così buono. Raga, non ho mai mangiato una mozzarellina così piena. Piena, sì. Però è vero. Mi sembra la mozzarella, mi sembra più la provola. No, sono scamorzine, brava. Però raga, di solito sono sempre sciupite, povere di proprio della materia prima. Queste pure, se dovete fare una cena, fate un figurone, perché di solito le mozzarelline si trovano sempre proprio povere, a volte ci sta più l'esterno che l'interno, invece queste sono proprio buone, sono scamorzine, sono proprio piene. Anche quest'altro è molto buono. Buonissimo, vero? Sembra purè. No, purè. Infatti sono le patate all'interno, patate e 4 formaggi. Io che non amo il formaggio, vi posso dire che sì, si sente, però è molto delicato. Cioè, raga, fantastico. Devo dire la verità, ci devo spendere quelle 4-5 parole.
Lidl quando mette su commercio questi prodotti non sono mai scontati, sono sempre buoni, non sono mai, tipo vi faccio un esempio in questo caso, queste le scamorzine panate, non sono mai scontate, Questa sarà tipo una io non bella me lo challenge. aspettavo. Ma delle grazie, vedrete che tra virgolette mangerò poco, però raga perché voglio provare tutto e abbiamo preso veramente, è stata una delle challenge in cui abbiamo preso tutto, Piene. cioè tutto abbiamo preso. Comunque, Molta scelta. promossissimi. Cosa ci sarà Allora, oggi adesso? ci fermiamo tra 5 minuti, arriveremo in Liguria e E quindi quindi assaggeremo qualcosa di assaggeremo qualcosina. particolare. Perché mo, ecco, tipo questo, scamorzine, che No, sarebbe? vabbè, questo è un po' tutto lo street Questo food è un in po' in generale. generale. Allora, se non te la mangi, quella potrei mangiarla io, Sì, grazie. prego. Buona, Si mi è piaciuta sfami. questa cosa. Ok, adesso stacchiamo e andiamo in Liguria. Adoro! Adoro! Focaccia alla genovese, raga, un profumone esagerato, una morbidezza esagerata. Andiamo Pronti? a provare prima questa con lo stracchino. Ma Già prima, l'odore, cioè, top. ragazzi. Profumetto in gola, ragazzi. Non ho È un parole. prodotto frigo. Immagina di Mangiata mangiarlo là. al momento, mamma mia. Ragazzi, ma che cos'è? Ragazzi, io ho la pelle d'oca. Non c'è bisogno di masticarla. Si scioglie completamente in bocca. Sono curiosa di vedere questa con le cipolle com'è. Ma vai, fai la nostra copia. Io non amo né l'aglio né le cipolle, quindi, però, secondo me, si sentono, però, buonissimo da assaggiare. No, non ci penso neanche. È molto forte. A papà piacerà. Beh, è proprio l'impasto. Cioè, è Ma si vedono pure inutile. le ditate. È inutile che la mastichi, cioè si scioglie completamente in bocca. Ovviamente stracchino, la vita mia. Questa per Molto gli amanti forte. delle cipolle. Però verrò anche in Liguria a mangiarmi la focaccia. Ci verrò, ok. Adesso vado a prendere la bibita, metto in forno altro e ci vediamo tra pochissimo. Allora, siamo giusto un po' in crisi perché, e adesso andrò, sai, in forno ad assaggiare il saltimbocca. Ma non sappiamo in quale regione è nato il saltimbocca. Vi spiego, se andate su internet un macello, non riusciamo, ma cacchio che è nato proprio a Napoli, che figuraccia, ma io penso, perché di solito se tipo scrivo cannoli o qualsiasi cosa, mi esce comunque il riferimento nella regione. Un piatto tipico, un alimento tipico. Invece, ragazzi, col saltimbocca non mi esce, mi esce il saltimbocca alla romana, ma stiamo parlando completamente di un'altra cosa. Quindi io penso che sia, non sia nato in nessun posto. Cioè, oddio, secondo me in qualche posto è nato il saltimbocca, perché da qualcuno l'ha dovuto fare questo saltimbocca. Però, raga, non riusciamo a trovare proprio la regione. Quindi, suppongo da ignorante, quindi, raga, non lo so. Però, se voi lo sapete, scrivetecelo. Ma No. tutti quelli che Sì. aveva fatto vedere, E, perché tipo avevano. infatti, da sapere che avevano detto una cavolata negli altri, però non pensiamoci, tipo, la focaccia genovese, vabbè. Fateci sapere se conoscete l'origine, dove è nato, perché raga, noi non siamo riusciti a trovarlo niente, ovviamente siamo esseri umani anche noi, non abbiamo il motore di ricerca o
qualsiasi cosa in testa, quindi raga, non lo so, veramente mi sono data anche un po' in difficoltà perché ho detto, arenato salta in bocca, e quindi non lo so, se voi lo sapete scrivetecelo perché siamo troppo curiose, e Nella mi passeresti la pre-bottiglia? Andiamo a provare questo qui, clementina di Calabria. Ecco, secondo me dovevano un po' scrivercelo queste cose, tipo le varie regioni. Quindi io suppongo che sia nato un po' in tutta Italia. Vediamo. Oddio, ma no. Non la classe? Non è. Sembra la Fanta. Ora? Ma no, raga, spettacolare. Che l'abbiamo messa. Sta ancora più fredda. Mamma mia. Io ci andrò di nuovo da Lidl. Ecco, forse questa è tra tutte le challenge che ho realizzato. Ovviamente i vari prodotti. Sono cose nostre, capito? Sono cose italiane. Ah, queste... Wow. Cioè, già mi farò la lista e poi andrò, perché assolutamente. Dissetante. Cioè, parlo proprio l'arancia coppa pianta. Mamma mia. Adoro. Vado a togliere i salti in bocca, altrimenti ce li mangiamo carbonizzati. Dove sono nati i salti in bocca carbonizzati? A casa di Giulia. Quindi, raga, fateci sapere. Eccoci qui con i salti in bocca, ed è l'ultima portata per questo pranzo che si sta concludendo quasi alle 3. Allora, assaggiamo prima questo con speck e scamorza. Wow! No, questo è buono. Non so perché lo speck da questo pure. A mia sorella quello con prosciutto e mozzarella non piace. Fa caldo, i carboidrati. Voglio assaggiare prosciutto e mozzarella. No, il prosciutto non mi fa impazzire. Lo speck però, speck e scamorza, no, è il più buono. Io depongo le mie armi, anche perché so che tra un paio di ore ci sarà un altro bello street food, quindi vado un po' così, anche perché può sembrare poco, ma riempie abbastanza tutto ciò. E nulla, quindi ci vediamo direttamente dopo, con la merenda e poi stasera, che adoro. E un'altra cosa, ovviamente si sa, no? Salti in bocca, scamorza e speck, il mio preferito in assoluto, proprio lo speck era veramente buono. Prosciutto e mozzarella, il prosciutto dentro un po' una pecca, quindi non mi fa impazzire, quindi il vincitore è speck e scamorza. Ci vediamo dopo! Dove andremo dopo? Boh! Eccoci qua con il calzone, avete visto tutta la bella presentazione, ma io ho preso la mia porzione, giusto un pezzettino, anche perché gli ingredienti che ci sono all'interno non mi fanno impazzire, però lo dovevo provare, era l'unico gusto di... Allora, calzone con provolone piccante, salame e ricotta stagionata, quindi c'è il provolone piccante che non mi fa impazzire e la ricotta che sapete, che poi stamattina perché stavo editando ho detto cannella invece di ricotta, cioè due mondi completamente opposti, ma vabbè. Comunque, ovviamente sono andata anche a ricercare la regione tipica, ma non è solo una, sono quattro. Allora, Campania, Calabria, Basilicata e Puglia. Quindi un po' misto, lo facciamo via con l'arancione. E quindi assaggiamo. Mamma mi sembra adoro proprio, racca, e proprio...
pane bello, pomodoro e mozzarella. Mamma mia. Ma che dire? Non mi piacciono questi sapori, però, cioè a me non piacciono i sapori. Che mo guarda, questa ricetta, ti uccidi a dire che non ti piace il formaggio, però te lo stai mangiando. Allora, non mi piace il formaggio, forse lo chiarisco bene perché prima se me l'ho mangio fatto capire. Non mi piace il formaggio tipo fresco mangiato così, tipo prendere il parmigiano, tagliarlo e mangiarlo, no, non fa proprio senso. Però mangiando tipo nelle preparazioni, ovviamente se devi sentire proprio quel sapore forte o tipo quel tipo il gorgonzola non mi piace proprio, queste cose mangiate così no. Però nelle preparazioni mi piace. Sono sempre per i gusti classici, però a volte si deve provare e quindi si prova. Per non essere un calzone fritto, ma fatto al forno, a parte che tutto quello che avete visto io non ho fritto niente, è tutto fatto al forno, è buono, è veramente buono. Ok, vado a prendere la nostra bevanda, il bicchiere e andiamo, e la forchetta ovviamente, e andiamo in Sicilia. Eccoci qua con questi bellissimi arancini, ragazzi, alla matriciana, quindi assaggiamo e dopo assaggiamo pure mandarino verde. Buoni. Però secondo me che là ce ne sono altri due gusti particolari in forno. No, faccio la passare. Ma guarda una pozione. Messaggiato mandarino verde. Oh mio Dio. Wow. Ma no, che buono! No, vabbè, adoro! Cosce. Non c'è di particolare, cioè, buono, ma... Però quegli altri due, secondo me... La di prima era buona, ma questa è particolarissima. Buona, buona, buona. Aspetto e ci vediamo tra 10 minuti per gustarci gli altri gusti di arancini. Eccoci qua, le ho aperte tutte. Allora, vi ho fatto vedere anche quella con cuore di ragù e mozzarella. Assaggiamo. Una bellezza, non avevo dubbi. Assaggiamo cacio e pepe. Buona. Però sempre solito discorso. Ma come si sente il pepe, mamma mia. Bello, com'è bello. Ragù è buono. Cacio e pepe, sapete, solito discorso, troppo pepe, non mi piace. Anche gli arancini sono andati, molto buoni, cacio e pepe, solito discorso, buono, ma per chi è amante, io che non sono amante, non mi fa impazzire, sicuramente i miei di là lo ameranno. E quindi niente, noi ci vediamo direttamente dopo, ragazzi, questa challenge sta quasi volendo al termine, ovviamente poi ci sarà domani mattina la colazione. Devo dire la verità che non c'erano molte cose dolci, però domani c'è un bonus, domani mattina, oltre al mio latte e caffè. C'è un bel bonus golosone. E niente, ci vediamo direttamente stasera.
è una di quelle giornate proprio destinate a finire, proprio subito, ambres. È tardissimo, scusatemi. Alla fine ho optato per qualcosa di semplice, avevo anche i fish and chips, ma non avevo né la testa né lo stomaco per provarli. E quindi ho deciso di fare un misto fritto con totani, calamari, merluzzo e gamberi. Assaggiamo la cedrata con cedro di diamante, qualcosa di limone, che proprio ne ho bisogno. Vai, va. La assaggiamo, che si crea? Non riesco a capire. Vediamo. Penso che sia il merluzzo. Questo è il gamberetto. Buono. Questo era un totano. Questo che è? Merluzzo, pagliani di merluzzo. Che ci mancano? I calamari. Ragazzi, non proprio distinguere, cioè proprio sapore di distinguere proprio. Questo sì, perché sono rotondi. Non ho fatta fritta, ma sono croccantissimi. Questa challenge mi è piaciuta tantissimo. Domani mattina devo vedere. Comunque questa ricetta volevo fare anche fish and chips, ma no. Sono le 22:40. È veramente tardi e quindi preferisco provare i fish and chips in un video con voi. Ragazzi, bevande sono troppo buone. Il merluzzo è buono, si sente proprio che è merluzzo. Che dire, alla fine tutto sommato molto buoni. Ovviamente si sente sempre che è un prodotto surgelato, ma loro sono state la vita mia. Al di là del cibo precedente, come bevande, loro cioè, sono proprio eccezionali. Per nulla, quindi ci vediamo direttamente domani mattina con la colazione. Eccoci qua con lo gnocco fritto dell'Emilia Romagna. Allora, io sinceramente l'ho fatto, di solito si utilizzano i salumi, si mangiano con i salumi, però io l'ho fatto in versione dolce, non so neanche se esiste la versione dolce, però a parte che anche l'odore, cioè io sento un odore proprio dolce, cioè proprio, ah, comunque con Nutella, ovviamente non è una preparazione bellissima perché... Guida. Ragazzi, ma che cos'è questo spettacolo? Un po' diciamo la forma tagliata così, ovviamente noi ce l'abbiamo diverse, però mi ricordano anche un po' l'odore e le chiacchiere. Infatti dentro c'è proprio lo spazio proprio per farci il... Ho fatto questa cosa perché di dolce non c'era niente. Secondo me è un peccato. Comunque ci sono tanti dolci, cioè invece niente, raga, non ho trovato niente, cioè non c'era niente. Mattina ho fatto proprio tardi, non avevo proprio voglia di svegliarmi. Fortunatamente avevo messo la sveglia perché altrimenti, raga, cioè veramente proprio un picco di carboidrati ieri che mi sono addormentata proprio subito. Anche la colazione è andata, proprio questa challenge generata è andata. È una challenge che mi è piaciuta tantissimo e spero anche a voi. Ho provato tantissime cose diverse che alla fine non avevo mai provato. E quindi nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!